cioè, prima di iniziare a metterci le mani proprio per fare questo disco, c'è stata una domanda di base, no? Che è stata: ma il mondo ha bisogno di un altro disco dei Selton? Noi abbiamo bisogno di un altro disco dei Selton? E la risposta che ci siamo dati è sì, però per noi è importante che sia un disco importante. Cioè, cioè non vogliamo fare solo un altro disco dei Selton. Cioè, siamo guardati in faccia, siamo detti, cazzo, comunque 15 anni di band, sono tanti. Come facciamo a continuare, cioè a essere ancora rilevanti, no? Dopo tutto questo tempo. E quindi siamo detti proprio: ok, fermiamoci, dedichiamo il tempo che serve, la cura che serve per fare il disco, cioè che sia veramente un divisore di acque. Non so neanche se si dice così in italiano. E quindi siamo appunto partiti da una cinquantina di pezzi, perché tutto questo è coinciso anche con questo. Un periodo in cui, boh, non avevamo mai scritto così tanto. E quindi scremando, scremando, siamo arrivati a questi 20 e tutti ci sembravano che dovevano esserci in questo disco, no? E quindi lì abbiamo capito che avevamo veramente un disco doppio tra le mani, che ci piaceva molto. Infatti l'idea all'inizio era farlo uscire tutto insieme. Però poi abbiamo pensato, ok, per come è consumata la musica oggi, che già se una persona ascolta un pezzo dall'inizio alla fine è tanto. Abbiamo detto, ok, così rischiamo di sacrificare dei pezzi importanti. Quindi abbiamo deciso di dividere in due parti per dare la giusta luce a ogni pezzo, no? E diciamo che il concetto di gringo è arrivato un po' perché appunto volevamo riprendere la nostra essenza, no? Cioè, perché negli anni per noi è diventato sempre più naturale scrivere in italiano, no? Un po' perché lingua è diventata sempre più nostra, è stato molto naturale. Però un po' ci siamo accorti, cazzo, però quello che ci rende chi siamo è proprio il fatto che non cantiamo solo in italiano, che non siamo di qui, no? Che siamo dei gringos. E quindi abbiamo detto, puntiamo a fare un disco che sia più internazionale possibile, cioè recuperiamo quella nostra essenza multilingue, multiculturale. E anche lì, quando ci siamo accorti di questa cosa, ci si è aperto un mondo e abbiamo ripreso a scrivere in portoghese, in spagnolo, in inglese, ma in un modo molto più fluido, perché una volta era tutto un po' che questo pezzo è nato in questa lingua, proviamo a tradurlo all'italiano, a tradurre dall'italiano all'inglese. A questo giro non ci sono state traduzioni, è stato veramente molto fluido anche questo mix di lingue. Quindi il gringo un po' in quel senso lì, perché in Brasile un altro significato per la parola gringo è quella lì. Cioè, quando ascolti una roba che suona estera, che suona, dici, cazzo, questa roba suona gringa, per dire, da paura, cioè non suona brasiliana. E volevamo fare un disco che non suonasse né italiano né brasiliano, che suonasse veramente gringo, no? Quindi Lo quello so. è uno dei motivi. Poi la retorica dello straniero, del forastiero, è una cosa che ci è sempre appartenuta per ovvi motivi, no? Però questo giro ci interessava questa cosa dello sguardo straniero. Quindi anche lì avrei scelto un produttore che sia italiano, però ormai vive a Londra da anni e quindi ha un altro tipo di sguardo, no? Quindi il nostro invito è un po' quello, mantenere questo sguardo alieno sulle cose. Allora, di base, quando stavamo cercando il produttore giusto per questo disco, no? Abbiamo fatto un po' di prove, di produzioni con persone diverse, no? Però nessuno ancora ci aveva dato quello che cercavamo, no? L'approccio che cercavamo. Quando abbiamo girato i pezzi a Ricky, lui si è totalmente innamorato subito. Ha detto: ragazzi, ma qua c'è della roba pazzesca. E lì ci ha invitato a venire a Londra, no? Perché lui lavora nello studio di Damon Albarn lì. E quindi ha detto: facciamo un paio di giorni qua, vediamo come ci troviamo e capiamo. Niente, siamo arrivati lì con Calma Cara, che avevamo appena scritto in quei giorni così, quindi abbiamo detto: portiamo un pezzo fresco per vedere cosa succede. E subito, cioè, quello che senti, cioè, è già uscita quella roba lì e noi ci siamo detti: ok. Cioè, proprio sia a livello tecnico è un alieno, ovviamente lui, ma non solo quello, cioè quello che ci ha colpito è quello che, nonostante la tecnica e le conoscenze, mette sempre la pancia
davanti a tutto. Quindi è ok, mi emoziona, non mi emoziona, sbagliato, giusto, sbagliato, non importa. Quello che importa è veramente catturare l'emotività delle cose. E quell'approccio lì, c'è cioè questa unione tra tecnica incredibile, però feeling che comanda, ci ha proprio colpito. E poi anche a livello umano, cioè, proprio è diventato un po' un quarto membro in qualche modo. Cioè, Certo.